Ciao ragazzi, bentornati. Oggi vi presenteremo una ricetta sfiziosa e stuzzicante per i vostri finger, per i vostri aperitivi o per i momenti di break davanti alla televisione. Ossia un taglio povero come le alette di pollo che renderemo croccanti e deliziose. Partiamo dall'aletta. Fatevi dare delle alette separate, dopodiché con un coltello andate a eliminare lo speroncino che semplicemente getteremo via. Poi incidiamo la pelle tra le giunture, andiamo a disarticolare in modo da riuscire ad avere un taglio netto senza il rischio di trovarsi ossicina in bocca. A questo punto avete due opzioni. Potete utilizzare un rub pronto come faremo noi oggi e quindi andremo a versarlo generosamente sopra le alette, oppure potete crearvi il vostro. Io solitamente lo faccio con zucchero di canna, sale, paprika dolce, paprika forte, cumino, un pizzico d'aglio, tutto mescolato assieme e poi una buona dose di yogurt per andare a marinare. Lo yogurt, avendo comunque una base grassa e una base acida, mi andrà ad ammorbidire la pelle e mi aiuterà ad avere una croccantezza finale decisamente sorprendente. A questo punto, quando abbiamo speziato tutto, versiamo il nostro yogurt e mescoliamo bene. Fatto? Benissimo. Adesso un'oretta almeno, meglio se due, in frigorifero e poi andiamo in cottura nel barbecue. 2 ore, 180 gradi.